Ciao a tutti! Voi non la vedete, ma è qui Manilina! Prima si è tutta. Mentre si girava l'anteprima, si è tutta messa qua a saltarmi addosso, qua sul collo. Quindi sicuramente userò un'anteprima con Manilina che è qui di fianco. Decisamente sbarazzina, un po' peperina oggi, Manilina? Che furbetta! Vabbè! Oggi siamo qui per tornare a fare un video che risponda alle vostre domande al di là di ogni tabù in bilico tra trash e cultura. Sto parlando dei video FAQ, dove voi mi fate le vostre domande. Per fare una domanda è molto semplice, vero Manilina? Ehi, il cavalletto? Allora? Vieni qua. Vieni qua, patatina, bella, fatti vedere così non sei clickbait. Oh, aiuto, ciao, patatina bella. Oggi siamo un po' su di giri, Manilina? Oggi siamo un po' su di giri. Vabbè, quindi, per farmi una domanda è molto semplice. Basta seguirmi su Instagram. Il mio profilo è matteo-bassofumagalli92. Ogni tanto, quando voglio di rispondere a qualche domanda, lancio l'FAQ nelle story. Quindi tenetevi aggiornati in questo modo e usate il box domande che vi lancerò per farmi appunto per pormi i vostri quesiti. Se non avete Instagram potete farmela anche qui sotto, ogni tanto recupero anche quelle su YouTube. Direi di iniziare subito. Manila, cosa c'è? Una pazza oggi! E cerco di non farmi distrarre da quella malefica furbetta. Mao! Buongiorno, Furbetta malefica pelosa. Adesso strapazzo di coccole e poi torno qui a rispondere alle vostre domande. Il segreto per tenere buona Manila è riempirla di party mix. Infatti rompeva le scatole perché ne voleva in quantità. Benissimo, iniziamo con le vostre domande, partendo subito da Marty VVD. Dato che ascolti Current 93, conosci anche i Death in June? Ma certamente tesoro, per chi mi hai preso? Se sì, che ne pensi? Guarda, io tutta la scena industrial, neo folk, eccetera, ovviamente l'ho ascoltata, sono appassionato, ecco. E quel tipo di musica nell'adolescenza in particolar modo, ma tuttora però nell'adolescenza, è stata molto formativa per me, ecco, in relazione anche al gothic rock, alla new wave, al post-punk. Quindi sì, conosco certamente i Death in June, mi piacciono molto, mi piacciono in realtà soprattutto, al di là del capolavoro But What Ends When the Symbol Shatter e Rose Clouds of Holocaust, mi piace molto anche quella fase dei Death in June in cui fecero anche una musica più tendente al post-punk, anche danzereccio, quello dei primi tempi per intenderci, ad esempio l'album Nada, che contiene anche un bel pezzo pompato come The Calling. Per chi non conosce Death in June, è un progetto di Douglas Pearce, un cantautore che appunto fa parte di quella corrente industrial folk apocalittico a cui appartengono anche i già citati Current 93, quindi un folk molto malinconico, dark e oscuro, che rimanda anche a un tipo di cantautorato un po' decadente, ecco, e a me piace molto. Poi vediamo un po'. Ah, Okran Senape, cosa scegli tra il Com de Garçon al miele e non leggere mai più libri se non trash? No, io queste cose, questi compromessi io proprio non li reggo, cioè nessuno mi tolga il mio Com de Garçon, il profumo, miele e incenso, ma nessuno mi tolga neanche la letteratura. Allora, dovendo scegliere, ovviamente sceglierei la letteratura, nel senso che piuttosto che leggere solo libri trash rinuncerei al profumo, che tanto mi ero già messo l'anima in pace pensando che fosse discontinuato, ma ora ho fatto scorta, quindi ho tipo due boccette, perché io ho il terrore che quel profumo vada fuori produzione. Manila, basta, non ti faccio rompere lo spioncino, basta, è inutile che mi guardi così. Adesso il suo nuovo gioco è distruggere lo spioncino, vuole cacciare lo spioncino. Oh, che pazienza che ci vuole con te a volte, Comunque no, sì, tra le due sceglierei ovviamente i libri, leggere
leggere i libri che voglio, ecco. Però queste domande, cosa scegli tra, non le tollero, perché mi mettono ansia. Orto di Claudio, che superiore hai fatto? Ho fatto il liceo linguistico. Vediamo poi. Ecco, io qua rispondo a te, ma sappiate che mi sono arrivate 400 miliardi di domande tutte uguali. Continuerai la saga di Kiss Me Like You Love Me? Mi chiede Valeria Castronovo. Allora, sì, sì, però tra un po'. Cioè, voglio leggere qualche altro libro trash in mezzo per la rubrica, perché devo epurare lo spirito. Cioè, io capisco che per voi è stato divertente il viaggio di Kiss Me Like You Love Me. Per me è stato veramente un'angoscia costante. Ma costante! E soprattutto è un libro che mi ha messo nel blocco del lettore. Cioè, non è che posso soffrire così tanto sparandomi subito i sequel. Cioè, non ce la posso fare. Cioè, ho anche una sanità mentale che mi è stata completamente distrutta da quel romanzo. Ho bisogno di respirare un pochino. Ovviamente, certo che leggerò i sequel. Voglio capire se la mia teoria su Player 2511 è giusta o no. Quindi va bene. Sarafim, che profumo abbineresti a Norwegian Wood di Murakami? Allora, per l'atmosfera un po', ci penso, ma intanto Norwegian Wood di Murakami è un romanzo giovane ma depresso, malinconico. Non è cupo, è malinconico, soffuso, basato sulle luci ombre, ma anche con momenti un po' più spumeggianti, soprattutto grazie al personaggio di Midori. È un romanzo sull'incertezza della gioventù, su questa gioventù un po' nostalgica perché appartiene agli anni 60, ma allo stesso tempo che non ha trovato il suo posto nel mondo, sente un po' sperduta. Quindi la malinconia, secondo me, è un po' la chiave del romanzo. Allora mi verrebbe quasi da citare, siccome io ci vedo un profumo etereo, etereo, ma allo stesso tempo che è anche un po' lugubre, perché comunque Norwegian Wood parla tanto di lutto, di morte, però anche, è anche un romanzo a suo modo sensuale. Quindi provo a inserire un profumo che è allo stesso tempo etereo, leggermente lugubre, ma proprio leggermente, sicuramente malinconico, poetico, giovane. E allora, secondo me, un profumo che ci sta molto bene è il Passage d'Enfer di L'Artisan Parfumeur. È un bellissimo profumo a base di incenso e fiori bianchi, ha un'apertura tra l'altro molto bella e commovente. È un incenso liturgico, ma neanche liturgico, non è un incenso da messa. A me piacciono gli incensi gotici, questo non è un incenso gotico, è un incenso molto meditativo e leggero, che soprattutto si addolcisce grazie a questi fiori bianchi, che gli danno appunto una patina dolce ma mai stucchevole, e soprattutto molto poetica, leggera, e rendendo la fragranza malinconica, rarefatta e allo stesso tempo elegantissima, come secondo me è proprio il romanzo di Murakami. Vediamo. Poi vediamo che cosa mi chiedete qui. Film Pix Collection 81, Kim Ki-duk. Per te il prigioniero coreano è una merda o valido come film? Allora, voi sapete che Kim Ki-duk è uno dei miei registi preferiti. Per me è stato veramente uno shock quando ho scoperto il giorno in cui ho scoperto che purtroppo se n'è andato, e è proprio l'uomo, insieme a Simon Liang, che è l'altro regista che nomino sempre, che mi ha fatto appassionare al cinema, e soprattutto nella prima fase della sua carriera ha sparato uno dietro l'altro capolavori assoluti. Ferro 3, La casa vuota è tuttora il mio film preferito insieme a Vive l'amour di Simon Liang. È inevitabile però che dopo l'ultimo film bello, veramente bello, che ritengo di Kim Ki-duk, secondo me è Soffio del 2007, anche se in quel periodo c'era già la critica che sparava salve sul cinema di Kim Ki-duk, anche per un mood snob, secondo me, perché Time e Soffio, L'Arco, questi tre film che all'epoca erano molto stroncati dalla critica, io li ritengo comunque dei gioiellini, cioè dei bellissimi film, secondo me, e che comprendi se conosci e ami il modo di far cinema di Kim Ki-duk. Da Dream in poi c'è stata una fase molto calante,
i film che ha fatto dal 2008 in poi, a parte Pietà, Pietà mi è piaciuto molto, molto, però anche Pietà l'ho trovato un pochino forzato in alcuni momenti, soprattutto quando cercava di essere crudo e sanguigno, però al di là di qualche difettuccio qua e là, ecco, Pietà è l'unico film post-Dream che rifaccio rientrare tra i cult, i classici del regista. Però purtroppo aveva perso un po' la vena creativa il nostro Kim, cioè obiettivamente Human Space Time and Human orrendo, One on One inguardabile, Mebius concept interessante, orrendo film. Tra questi Il prigioniero coreano è decisamente il più riuscito, tolto Pietà appunto, perché Il prigioniero coreano è un film più standard, è un film di matrice politica. È un film che però, secondo me, comunque non rientra assolutamente tra i film più riusciti del regista. È un film piacevole, è un film molto lineare, guardabilissimo, girato con dovizia, però non possiamo dire che è un... secondo me non si può dire che è un capolavoro alla pari di Ferro 3, La Samaritana, Bad Guy, L'Isola, cioè non esiste, mi spiace. Però se vuoi dargli una chance, una merda non è, cioè è un bel film secondo me, è un film piacevole, la parola giusta. Film Pix Collect, sempre tu mi chiedi del Comme des Garçons, cosa ne penso del profumo Amazing Green. Allora, Amazing Green l'ho annusato, carino, la cosa è che io non sono molto per i profumi verdi. Cioè, in realtà ci sono dei profumi verdi che mi piacciono, ma devono avere comunque una caratteristica molto legnosa. Perché io o vado sull'incenso cupissimo, o sugli speziati orientali, o sui legnosi. I verdi, sì, ok, buoni, molto meglio dei dolci, che invece non riesco. Però, sì, buono. Amazing Green l'ho usato, mi sembrava un buon profumo verde. Non mi strappo i capelli all'idea di averlo, ecco, però ci sta, nel senso, se ti piacciono i profumi verdi va bene. Allora, poi... basta! Kiss Me Like You Love Me, me lo state chiedendo tutti! Basta! Nencioni Elena, Matteo ciao, perché non produci un audiolibro della stanza visto che è fuori catalogo? Ma guarda, non credo che si possa, nel senso che comunque non so qual è la condizione dei diritti e tutto, cioè per fare l'audiolibro secondo me ci sono delle questioni di diritti che ci vanno, cioè nel senso non si può fare così un audiolibro en passant senza avere diritti di riproduzione dell'opera, del libro intero, cioè un conto è fare la recensione con gli estrattini, però il libro intero no, non si può. Però io continuo a gettare quest'amo affinché venga ripubblicato, visto che è scandaloso che sia fuori catalogo. Quindi case editrici, statemi a sentire. Perché è un 4 e mezzo. Cosa ne pensi degli album di Arca, se li hai ascoltati? Sì, ho ascoltato Arca, in realtà all'inizio mi piaceva molto Arca come producer, come musicista, soprattutto perché alla fine è stata pioniera, no, del cosiddetto The Constructed Club, che è questa musica elettronica molto spezzata e futuribile, diciamo. E è un artista che ovviamente ho iniziato ad ascoltare quando stava per uscire Vulnicura di Bjork ed era una dei producer coinvolti nel progetto. Gli ultimi album li ho ascoltati, ma se devo essere sincero, Arca mi è venuta un po' a noia, nel senso che i primi due album, Xen e Mutant, li trovo molto belli, ma alla fine diciamo che gli stilemi mi sembrano un po' sempre quelli ripetuti, quindi mi è un po' calato l'interesse a riguardo. Con questo non sto dicendo che è un artista da sottovalutare, ecco, semplicemente mi è un po' venuto a noia, sono cambiato io i gusti, non lo so, però questo è. Lorenzo CTT mi chiede, qual è la tua opinione sulla fast fashion? Allora, io non compro fast fashion da 2 anni circa, per appunto una scelta personale, da una parte etica, perché sappiamo tutti cosa c'è dietro alla produzione di fast fashion, quindi al di là delle questioni dei lavoratori, dell'ambiente, impatto sull'ambiente, la sovrapproduzione di capi che conosciamo ormai tutti, grazie a documentari come The True Cost, ma anche a tantissime inchieste a riguardo, ormai è sotto la luce
del sole, però anche per una questione, oltre alla questione etica, anche per una questione di stile personale, nel senso che banalmente al vintage, il second hand, trovi capi che costano quanto il fast fashion, ma sono di ottimi materiali, è un modo di acquistare ecosostenibile e allo stesso tempo sono dei capi unici, originali, che non trovi in giro per strada indosso a un'altra persona. Quindi dal mio punto di vista personale non sono più interessato al fast fashion, ok? Da questo punto di vista non demonizzo chi ovviamente acquista fast fashion. Secondo me, al di là, perché magari ci sono tantissimi, cioè è troppo facile ed è anche ipocrita secondo me puntare il dito contro chi fa shopping fast fashion, per il fatto che ci sono tantissime motivazioni a riguardo. Magari qualcuno non si trova bene ad acquistare vintage anche per una questione di taglie, o comunque cerca qualcosa di specifico, e obiettivamente al vintage non puoi andare con la convinzione del mi serve un maglione nero e trovarlo come lo vuoi tu. Quindi capisco che se una persona ragiona in termini di praticità e anche un portafogli limitato magari, allora perché non andare da H&M, ok? Nel senso, secondo me è tutta una questione di pesi e misure, nel senso quello che invece bisogna ragionare è l'acquisto comfort, cioè acquistare la sovraacquisto per il puro piacere personale, senza pensare a come veramente verrà sfruttato quel capo. Cioè secondo me l'acquisto deve essere consapevole, sia che lo si faccia nel vintage, sia che lo si faccia nel fast fashion o da brand sostenibili. Quindi acquistare perché veramente usi quel prodotto e non così per metterlo una volta e poi buttarlo subito dopo averlo messo due volte, ecco. È un mondo complesso, io sono contrario al fast fashion per tanti motivi, però non sono ipocrita, perché io stesso non voglio fare l'ipocrita, anche perché io stesso ho acquistato fast fashion per tantissimo tempo, però ecco, un minimo di consapevolezza, di conoscenza di quello che c'è dietro, quello sì, secondo me. Ci sono tante alternative all'acquisto fast fashion, però allo stesso tempo appunto è tutta una questione di controllo e consapevolezza degli acquisti che si fanno, secondo me. Lexi CHP, hai mai sofferto per amore e come lo hai superato? Certo, in passato sì, non è mai facile venire incontro a una sofferenza d'amore, ma allo stesso tempo quello che posso dire è che se ne esce, nel senso, se si hanno tante passioni che ti fanno stare bene, se ci sono delle valvole di sfogo, alla fine diciamo che se ne esce tranquillamente, nel senso non deve essere, diciamo, la disperazione, il momento del lutto dopo la fine di una relazione o di un amore non ricambiato, non deve essere una gabbia in cui incastrarsi, secondo me. E bisogna trovare, dopo, secondo me, quello che è un sanissimo periodo di elaborazione del lutto, diciamo, è giusto, dal mio punto di vista, affidarsi anche del tempo per se stessi e riuscire tramite le proprie passioni a esorcizzare, diciamo, la sofferenza che si prova. In questo modo, secondo me, si riesce a trovare una via, diciamo, ed è come l'ho trovata io, ecco, mettiamola così. The Secret of Scent, pensi di adottare un altro gatto, ma guarda, Manila vale per 14, però comunque il puntino fisso della possibilità in futuro di prendere un fratellino per Manila c'è, al momento è come ipotesi astratta, però chissà, chissà. Nicole San Camillo, libro trash che ti ha fatto scassare dalle risate, ma guarda ragazza mia, abbiamo Parole al vento di Flavia Vento, direi che quello vale per tutto, perché obiettivamente quello lo porti a una cena noiosa e ti salva la serata, cioè ti fai reading di gruppo e diventi amico di tutti, cioè, quindi quello è imbattibile. Crimape, quanti libri leggi in un anno? Allora, non faccio una quantità, ma dipende da anno in anno. Generalmente ne leggo moltissimi, anche perché la media mensile di libri che leggo è sulla decina all'incirca.
sulla decina o poco più, poi dipende da cosa si intende per libri, nel senso che io nei libri ovviamente metto dentro anche gli illustrati, i libri fotografici che non hanno la stessa intensità di lettura rispetto a un romanzo, un saggio. Secondo Goodreads quest'anno ho letto 170 libri, però nel senso non punto la quantità, dipende, cioè non è che mi faccio una scaletta su quanti libri devo leggere eccetera, vado a sentimento, ci sono anni in cui leggo di più, anni in cui leggo di meno, insomma si va. I Stand Myself Dude, recensirai Drag Race Italia 2? Certo che sì, semplicemente c'era la marea di video che avevo lì in lista e almeno per il primo video di reaction, diciamo, accorpo i due episodi assieme. E non so, probabilmente sarà già uscito nel momento in cui vedrai questo video. Fede Argi, un libro che vorresti dimenticare per poterlo rileggere? Nessuno, perché non tornerei mai indietro. Cioè, è una cosa che non mi piacerebbe dimenticare un libro per poterlo rileggere, perché mi piacerebbe invece rileggere. Io sono una persona che rilegge poco, però mi piacerebbe rileggere un libro magari per ritrovare quelle emozioni che ho provato durante una lettura e soprattutto per il fatto che io ad ogni lettura associo anche mentalmente il periodo in cui l'ho letto, quindi togliendo, diciamo, dalla memoria la lettura che ho fatto, tolgo anche il momento che ci è associato. Quindi ti direi nessuno per questo motivo, perché non rimpiango di aver letto un libro per poterlo rileggere in questo modo, insomma, quindi sì, ti direi nessuno. Poi Han Repven mi chiede: potresti mai diventare vegano? Beh, purtroppo, guarda, ti rispondo no, perché come fa? Cioè, il sushi? No, dovrei rinunciare al sushi, al polpo? Dovrei rinunciare al polpo. Non ce la farei, mi spiace, è più forte di me. Poi, Alex Fritt, con tutte le recensioni sui libri trash, ti sono mai arrivati insulti da case editrici, autori, eccetera, o addirittura minacce? No, guarda, fortunatamente no, perché comunque confido nel fatto che tutti gli autori e le autrici dei libri trash in generale siano intelligenti. In realtà no, perché comunque il mio obiettivo non è offendere l'autore o l'autrice, come dico sempre, anzi molto spesso in realtà ci sono tanti autori e autrici che sono diventati anche i miei amici dopo averli stroncati, oppure che mi mandassero i libri loro dopo che ho stroncato il primo per farsi stroncare di nuovo, oppure ancora magari c'è anche chi, non faccio nomi, però c'è anche chi mi ha scritto o mi ha detto che dopo la mia recensione c'è anche rimasta male, però allo stesso tempo ha apprezzato la critica. Quindi in realtà ho avuto più feedback positivi che altro dagli autori, quindi non c'è stato mai un evento spiacevole. Ho colto delle vibe con alcuni autori che ci sono rimasti male e a cui sto palesemente sugli zebedei, anche se non si sono mai aperti su questo fatto, però nel senso mi spiace, cioè come voi sapete vi dico sempre che dovesse esserci l'occasione di prendere un caffè con un autore trash, ma ben venga, cioè e anzi dico sempre, se finisci nella rubrica libro trash non è che sei segnato a vita. Se un giorno scriverai un libro in grado di piacermi, non è che perché sei finito la rubrica trash vuol dire che da lì non ti schiodi, cioè sarò il primo a dire caspita, anzi che figata, dal libro trash al capolavoro, ecco là, quindi bellissimo, no? Bellissimo. I Am Your Goddess mi chiede: il tuo album preferito di Lady Gaga? Vabbè, io sono banale, però se devo essere banale è giusto, devo dire The Fame Monster, cioè scusate, è proprio una sequenza di hit pazzesche una dietro l'altra, cioè Bad Romance, Alejandro, più alcune delle canzoni più belle del repertorio di Lady Gaga, perché Dance in the Dark, tanta roba, e anche, vabbè, c'è Telephone,
Poi cos'è che c'è? Cioè, ma anche le canzoni apparentemente minori sono fighe, cioè Teeth è una bellissima traccia di chiusura, So Happy I Could Die, semplice, orecchiabile, ma una bellissima melodia dance pop. Cioè, per me The Fame Monster è imbattibile. Poi tra l'altro è conciso, ha 8 brani, dura poco, però è perfetto, cioè non ha niente fuori posto. Cioè, come album pop, secondo me, quello è la gemma nella discografia di Lady Gaga, secondo me. Poi in realtà ci sono degli album che mi piacciono molto per concept e sound, ad esempio Cromatica mi piace, mi piace come mood un po' post rave, Eurodance anni 90, mi piace molto, però il più bello secondo me è The Fame Monster, cioè non c'è nulla da dire. Poi volevo recuperare delle domande vecchie. Io ho dovuto fare più volte questo poll perché tutti mi chiedevate di chi spila Q Love Me da una parte e di come si chiama Taylor Swift l'album, e quindi ho dovuto fare la recensione perché me lo chiedevate tutti. Quindi, Lupa Gialla, se Manila fosse un libro, che libro sarebbe? Ma guarda, ce l'ho subito qua. Dov'è? Oh no! Guarda, mi sono fregato con le mie mani. Dov'è? Dove sei? Non lo trovo. Vabbè, comunque è lì La società dei gatti assassini. Manila, sei La società dei gatti assassini. Wah, così aggressive. La società dei gatti assassini, confermo. Frr, frr, frr. Adoro i vostri nick. Green. Che ne pensi di Alexander McQueen? Vabbè, come stilista, fantastico. E tra l'altro, secondo me, Alexander McQueen ha alcune delle sfilate più belle della storia della moda. Quindi, qua dico e qua faccio. Poi... Vero Bini, ci mostri i libri le cui copertine si vedono alle spalle dei tuoi video? Va bene. Allora, non so che com'è l'inquadratura in questo momento, però generalmente... prendo questi due cosi. Ok, allora abbiamo New Entry, Il falò delle vanità di Tom Wolfe. Qua ho fatto uno sgarro da bibliofilo, nel senso che io ce l'avevo già, Il falò delle vanità, però ho venduto su Vinted l'edizione che avevo perché al libraccio ho trovato questa, che è la prima edizione italiana, ed è bellissima. È bellissima, esteticamente stupenda, poi adoro che sia un volumone gigante, l'ho pagata 2 euro, però tanta roba, molto meglio rispetto all'edizione Pocket che c'è in vendita adesso. Poi abbiamo, questa è una chicca, è L'uccello che girava le viti del mondo di Haruki Murakami, non è l'edizione Einaudi, è la primissima edizione quando uscì per Baldini Castoldi negli anni 90, e la tengo qua, anche questa la trovai a libraccio quando ero proprio ragazzino. Poi abbiamo Glamorama di Brit Easton Ellis, edizione quella Super Coralli. Poi questo è un libro stranissimo, ovvero Il mistero.doc di Matthew McIntosh. È un volumone del saggiatore molto strano, come potete vedere anche solo da come è impaginato. È un romanzo surreale, un po' sulla scia di Casa di Foglie, per intendere. Molto strano, a tratti anche enigmatico, illeggibile. Poi vabbè, c'è il mio, scusate, la mia creatura, Travolti dal trash nell'immenso mare del brutto. Questo che mi chiedete tutti, sempre me lo chiedete, che libro è, è ovviamente Il grande viaggio al termine della notte di Céline, straordinario. Qua sotto invece abbiamo un libro che trovai in una mystery box a tema Harry Potter, A Magical Year Harry Potter. E qua invece, questo non è un libro, è un notebook, A History of Magic, legato sempre a Harry Potter, illustrato da Mina Lima. Credo che siano solo questi i libri che si vedono. Ah no, forse ogni tanto vedete anche quello che c'è qua sotto, che è Esplorando gli elementi, è un bellissimo libro dell'Ippocampo che porta alla scoperta della tavola periodica degli elementi, appunto. Un libro stupendo, riesce a appassionare alla chimica anche chi non ci capisce niente di materie scientifiche come me, e soprattutto è super estetico, con questi colori al neon stupendi, di Sarah Gillingham, che è un'autrice pazzesca, è un'autrice per saggi scientifici per ragazzi, sempre di altissima qualità. Poi vediamone altre tre e poi chiudiamo qua, direi. Altre tre domande, andiamo così. Mi fate domande se ho letto il tal libro, ma se non l'ho letto non saprei che dirvi, quindi
Quindi lascio perdere. Vediamo. Questa è una domanda a cui ho già risposto più volte. Mi dite non è una domanda, ma ti adoro, va bene. Cardo mi chiede, ma Jared? Allora, Jared è il povero ragazzo cornuto di Kiss Me Like You Love Me. Vabbè, quello che penso lo sapete. Il povero Jared, secondo me, era uno dei pochi personaggi positivi del libro. L'autrice palesemente se n'è accorta e quindi l'ha sminchiato alla grande rendendolo malvagio. Ma io non mi fido, quella è una distorsione della realtà. Per me Jared rimane un bravo ragazzo, carino, dolce, che non si meritava quella sciagura chiamata sedere nei giochi. Anzi, Jared, dal profondo del mio cuore ti dico, fidati, è meglio che Selene ti abbia fatto le corna e ti sia accorto che è una finta santarellina, perché troverai una ragazza che invece ti amerà moltissimo. E se invece vorrei dire basta all'amore, ti auguro ovviamente una vita gioiosa, perché te la meriti, perché non ti meritavi quel trash in cui sei stato coinvolto. Poi, vediamo. Sempre tu mi chiedi. Ma un canale Reddit immagina la cultura e meme trash a tema Matteo Fumagalli. Un po' adorerei, ma io Reddit non lo capisco. Cioè, sono un boomer, io so alcune cose, sono un boomer, tipo Reddit, io non capisco come funziona. Quando cerco qualcosa, magari un'informazione che mi serve, finisco su Reddit, io dico, ma che sto... Cioè, vedo i botta risposta, non si capisce niente, cioè, proprio non fa per me. Ci sono un po' di social che vanno per la maggioranza, tipo Twitch, non riuscirei a farlo, ad esempio. Quindi mi sento boomer da questo punto di vista. Non saprei. Fatemi sapere se vi potrebbe piacere, però ecco, drama. Jack M2488 mi chiede a quando il prossimo decluttering. Allora, i decluttering in realtà, allora, visivo non li ho mai fatti, però in generale. Con la libreria io lo faccio abbastanza costantemente, anche se non sembra. Non sembra perché continuano ad arrivare libri nuovi, ma in realtà io ogni settimana, più o meno, se c'è un libro che non mi interessa più avere libreria, io guardo la libreria mentre la spolvero, mentre spolvero la libreria, controllo e se c'è qualcosa lo tiro fuori. Per quanto riguarda i vestiti, beh, diciamo che il grosso al momento che non uso più me ne sono liberato, però tra un po', chissà, chissà. Ecco, grossi decluttering in arrivo non penso. Facciamo l'ultima domanda da parte di Cardo, sempre te, che mi hai fatto 1000 domande, quindi premio la tenacia. Da dove iniziare con la Santa Croce? Meglio ordine di uscita o da un libro in particolare? Dipende da che tipo di Isabella Santacruce vuoi leggere, perché se vuoi leggere quell'aggressive punk devi andare nei primi romanzi. Se invece vuoi conoscere la Santacruce un po' più barocca e anche un po' più anche angosciante da certi punti di vista, ti direi di andare negli ultimi. Quello, il primissimo romanzo della Santa Croce che ho letto, che secondo me è un buon punto per iniziare a capire se l'autrice ti piace, è Zo. Che è stato il primissimo che ho letto in prima media, credo. Un romanzo bello tosto, cupo, su un rapporto, diciamo, tossico madre-figlia. Ed è un libro che secondo me si pone bene tra le due realtà della scrittrice ed è anche un ottimo spunto da cui partire. Se vuoi invece la Bibbia dell'adolescente trasgri Matteo Fumagalli style, che mi ha accompagnato per gli anni delle scuole medie, Destroy. Tutta la vita. Destroy, che ho sempre preferito anche a Luminal, che invece viene considerato come il must della teenage angst di Isabella Santacroce, per quanto anche Luminal sia stato fondamentale per me, però Destroy, Bibbia, punk dell'adolescenza. Però per partire, Zo, ti direi Zo. Ecco, e quindi fammi sapere come va. Detto ciò, ho risposto a tante domande con anche una manilina che è partita così peperina, ma ora eccola lì. Così gioiosa e soffice, sussurrare nella notte con il suo rossino. Sempre, sapete che Manila Rossa fa proprio. Fa delle fusa un po' più come la pinturina di fagioli. Devo andarci di vicino e fa rossa, che carina. Vabbè, adesso l'ho trattata. Voi nel fuori onda non lo sapete, ma gli ho gridato dietro perché ho iniziato a farla pazza. Quindi adesso vado lì, la coccolo, gli dico quanto è bella, quanto è brava e facciamo la pace. Detto ciò, vi aspetto al prossimo video. Vi mando un bacione. Mua, ciao ciao. Manila, Manila, saluta!
questo Matteino che è un rompino, io volevo far la pazza e lui mi ha sgridato, che cattivo. Ma come si fa ad essere arrabbiati con una manilina così? Come si fa? Che carina, che manilina, vero? Come fai a dire no degli occhioni così belli? Sì, manila, distruggi tutto quello che vuoi, amore.